preziosa fina in abbondanza, ma perché son triste?
partiti. Dentro di me qualcosa che mi fa piangere. E allora piangi, buon cuoco. Piangere fa bene qualche volta. Piangere pulisce lo sguardo, schiarisce gli occhi. E poi, lo sai, non esiste solo il pianto triste. Esiste anche il pianto di gioia. E se proprio vogliamo scherzare, esiste anche un altro tipo di pianto. Un pianto che non nasce né dalla gioia né dalla tristezza. Thank you.
cipolla ha un bel colore, un colore delicato da mettere accanto a quello forte dell'arancia. E se aggiungessi un terzo colore? Un colore diverso, un diverso sapore. Colori delicati e sapori diversi. Non ci sono solo queste cose al mondo, pittrice, lo sai. Ci sono anche problemi, dolori, questioni complicate. Per esempio? Beh, per farvi un esempio a caso, c'è la politica? La politica? Perché no? Ho una storia abbastanza politica da raccontarti. Ascolta, c'era un re... Con la tua sfera voglio un po' di te.
Thank you.
Sottoterra c'è un tesoro che non è d'argento d'oro, è un tesoro da scavare, un tesoro da gustare. Cara carota messa nel lesso, o grattugiata o naso pazzo, Dio pupazzo, matta matita, color carota, dito con dito. Pipa di pappa, sfida perdente, trita con trota, bella bollita. Qualcosa dentro di me. Cosa senti dentro di te, scrittrice? È qualcosa di stomaco o di cuore? È una cosa strana, una cosa che non avevo mai sentito prima. Troppo impegnata con i pennelli, eh? Troppo occupata con forme e colori, vero? Sì, amici, questa è la mia vita. Le forme, i colori e quello che con le forme e i colori si può dire. Ora, in attesa che lui si svegli, aggiungerò un altro colore. Un rosso. Un certo rosso. Oh.
ma lui non dorme ancora. Chissà se sta sognando. No. Chissà cosa sta sognando. O chi sta sognando. Spero che i suoi sogni non siano tristi o paurosi. Mi scusi, direttrice, io sto arrivando da poco. Ma se posso permettermi, magari il fuoco ha mangiato qualcosa di strano ieri sera a cena. Bello grano! Ma non lo vedi che ha delle speranze? Delle speranze? Ma sì, guarda come lo guarda, senti come gli parla. Io spero che stia sognando me. Noi due insieme su un'isola lontana, meravigliosa, incantata. Thank you.
io ti dico, a cuocere col fuoco. Morbido un po' come il burro. Ma se ti stringi, stringi di sicuro.
modo antipatico. Dolcemente, teneramente, solleticosamente. Oh, finalmente, finalmente un po' di riso. Ho dormito un pochino. Sì, hai dormito un pochino. E hai anche sognato, bel cuoco? Sì, ho sognato. E che cosa hai sognato? Ma era un sogno strano. Ma tutti i sogni sono strani. Shh, lascialo parlare. Che cosa hai sognato? Ho sognato un sogno d'Africa. Thank you.
che sono contento anch'io, pittrice. Ma a proposito, ho visto il tuo quadro. È molto più grande e anche più bello. Mi piace. Davvero il mio quadro ti piace? Ah sì, mi piace, pittrice, ma... Ma lo vorrei più vivace, non so se posso, ma lo vorrei con un po' più rosso. Più rosso? Ma certo! Stai solo
in effetti è una cosa molto saporita. No, Beatrice, non volevo regalarti una patata, per quanto sia squisita. Ma ecco, volevo darti un altro frutto, qualcosa di più dolce e magari un po' meno brutto. Sentitelo, sta bello lui, nessuno mi trova brutta come sono cotta o fritta. Ecco, io volevo darti... No, Beatrice, non volevo regalarti una pera, ma volevo regalarti un altro frutto, quello... Dai, come si chiama? Quale? Come si chiama? È quello che si dà a chi si ama. Quando annuso, quando mordo,
dolce come un bel ricordo, quando annuso, quando mollo. Ogni cosa è nuova, ogni odore e sapore. Ora con te vicina hanno senso e valore la vita e la cucina. Allora, era l'amore quello che ci migliaia, anzi milioni, anzi miliardi di cose sostanziose.